Questa è la parte, diciamo, di dibattito e attacco politico che ci può stare tra due partiti, il Partito Democratico e la Lega, che comunque fanno politica. Ricordo sempre che noi non siamo alla pro loco, stiamo facendo politica. E nel momento in cui, come è già successo in più di un'occasione, ci sono stati esponenti della Lega Nord che hanno sbagliato, ci sono stati esponenti del Partito Democratico che hanno fatto gli avvoltoi, visto che si utilizza questo termine, hanno fatto gli avvoltoi. E sono andati a banchettare sugli esponenti della Lega Nord che avevano sbagliato. E quindi pan per focaccia, se vogliamo dirlo. Poi io faccio un mio ragionamento, che io non sono contento, io non esulto quando vedo un politico o un personaggio politico che subisce quello che ha subito il sindaco di Lodi. Per il semplice motivo che tutte le volte che un politico sbaglia, può essere del È tutta PD, la può essere politica di che ne... qualsiasi, non mi interessa di che partito è tutta la politica, c'è almeno un cittadino italiano che dice sono tutti uguali, Che posso su schifo. no? Che sono tutti uguali. Posso su questo? Allora, Sì. visto e considerato che non siamo tutti uguali, visto e considerato che la speranza è che la magistratura faccia il suo corso, visto e considerato che bisogna far sì che la magistratura Però arrivi il più sentiva la presto cautela di Piero possibile. Fassino, no, finché non si vedono le carte, Ma forse sì, dare giudizi di io sto in colpevolezza. silenzio, faccio solamente una considerazione, infatti io non vado sul merito della questione, non voglio entrare a dire ha fatto bene, ha sbagliato, il magistrato ha Però sbagliato, cosa pensa, che per il però PD si apre una questione morale? no, comincia a essere una questione morale, comincia, se un magistrato mette in galera un esponente politico, non è che si è svegliato la mattina, si è bevuto la grappa anziché il latte col caffè e ha deciso di prendere il primo sindaco che capita, in questo caso il sindaco di Lodi, e metterlo in galera. Vuol dire che qualcosa di sbagliato questo sindaco l'ha fatto per arrivare a metterlo in Vedremo, galera. vedremo. Come è successo per altri esponenti politici di altri Allora, partiti. Non sentiamo si Fassino. possono usare due pesi e due misure, quelli della Lega o quelli degli altri partiti, o ai tempi anche quando è successo ai 5 Stelle, brutti, cattivi, bla 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 bla, quando arriva quello del PD, vabbè, forse si è sbagliato. O i magistrati stanno sbagliando troppo spesso. O c'è qualcosa che non va nel PD, c'è cioè del marcio nel PD.